15 dicembre, giornata internazionale del tè. Nero, bianco, verde, giallo, oolong. Il tè è la bevanda più diffusa al mondo, anche se fino a pochi secoli fa era usata soprattutto a scopi terapeutici. Tutte le varietà e i loro diversi aromi derivano da una stessa pianta, la Camellia sinensis. Venne scoperto 4.000 anni fa in Cina. Il vento spinse alcune foglie in una tazza d'acqua bollente posta accanto all'imperatore e l'aroma che se ne sprigionò fu molto gradito all'illustre personaggio. Nel XVI secolo il tè si diffuse in Europa grazie agli olandesi, che ne fecero una merce commercializzata e molto proficua grazie alla fondazione della Compagnia delle Indie Orientali, poi assorbita dagli inglesi. Oltre al gusto e ai benefici, i contributi del tè alla cultura e allo sviluppo socio-economico sono altrettanto rilevanti. La festa odierna mira anche a sensibilizzare sull'impatto che il commercio del tè ha sugli agricoltori. Coltivato in 35 diversi paesi, dà sostentamento a oltre 13 milioni di lavoratori e alle loro famiglie.